Benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a giocare a nascondino con Prop Hunter. Prop Hunter. È classico nascondino di Prop Hunt. Interessante, non l'abbiamo mai giocato. Tra l'altro sono capitato cacciatore, voi vedete nascondere. Ha un po' di meccaniche uniche, come il fatto che chi si nasconde può lanciarsi in testa a chi cerca e fargli del danno. Che non so se è una bella idea, però di fatto è una cosa che puoi fare dentro questo gioco, che è interessante. Ok, inizio a cercarvi, vi siete nascosti. Questi sono potenziamenti che può prendere chi si nasconde, che poi finiscono lì in basso a destra, mentre se sono rossi sono potenziamenti che posso prendere io. Inizio? Vai. Marci, sei tu ancora? No, vai tranquillo, tu prendimi se vuoi. No, lasciamo perdere, Marci. No, è che io sto prendendo l'invisibilità, la volevo usare contro di te. Sì, no, è una bella idea. Allora. Invisibilità è il 2, vero Marci? Sì. Scusata. Con dietro a Stefano non mi vede. Sono un botto. Secondo me non è vero. No, sta trollando. No, ero dietro di lui veramente. Giuro. Ah, mollo secco perché mi ha rotto l'anima. Era dietro di lui. Ma non potevo più utilizzare l'invisibilità, è quello il problema. E certo, c'hai il cooldown, Marci, secondo te? Ma porca miseria. Allora, io perché volevo giocare con te. È sempre di riscaldamento. Voglio essere onesto. Ho visto un'anguria saltante. No, non l'hai vista. L'ho vista e come? No, non l'hai vista. Ma adesso... vedi, da invisibile. Che mi stai a mirare? Com'è possibile? Andate via. Io non la prendo. Ah, ma lo scudo si fa. Ok. A terra. Allora, l'invisibilità, vedi. Cioè, se sai dov'è la persona, lo noti leggermente. Ok, perché? Vabbè. Dovrei essere invisibile totale. Volevo vedere a che punto eri, però mi sono affacciata nel momento in cui... L'avevo visto anche all'inizio del video. Non è vero, non mi avevi visto. E il carissimo è l'unico che sa nascondersi, evidentemente. Ma in realtà manca 1:50. Ho usato il radar. E che dice? È qua? Qui dentro? Sì, qua dentro c'è qualcosa di rosso. Cosa fa il quarto power-up, che voi sappiate? Io non mi fido molto del radar di Marci, capite? Prova a usarlo anche te. E non ce l'ho, Marci, lo trovi per terra. Marci, comunque ti sono passato a fianco, non hai detto né A né B. Non ti ho visto. Ragazzi, non è molto comprensibile il radar. No? No. E io lo vorrei trovare. Cioè, presente il radar? No, ma una volta io l'ho usato, di però... Goku per le sfere del drago. È così, però non si capisce Eccolo. In che direzione Porca sei miseria. Tu. È un vaso. Tu sei un vaso. C'è un fucile a pompa. Non posso sparare. Corre bene il ragazzo. Mi sono fatto un medikit, Marci, lasciami stare. Il problema è che io non ti posso sparare. Dietro, fiere dietro. Ma perché non puoi spararlo? Che non ho più colpi. Aiuto. Eccolo qua. Raga, quel cecchino è impossibile da prendere, no. Mamma mia. 17 secondi. È più difficile del previsto colpire. Sì. Allora, aspettate. Impostazioni del server. Mettiamo il cimitero. Chi cerca? Mi sa che è ancora il tempo per nascondersi. Sì. Io vorrei. Ho fatto una scimmia. Oh. Ah. Però. Come fai poi a posizionarti con questo oggetto? Impossibile. Chi no, è? Sono io. È lui. Vai, chicco. 10 secondi e ti trovo. Un attimo. Che secondo me. Io ho fatto un bellissimo nascondiglio. Secondo me. Ha più posti dove nascondersi questa mappa. Io volevo ricordare che Nico aveva detto che in 10 secondi mi trovava. Sono passato un anno e mezzo. Dirvi di non premere C. Fai il taunt? Sì. Ok. Dai, fatelo una volta, su. Nico, lo faccio. Ups. Gliel'ho fatto. Io vi giuro non vedo niente, nessuno. Io l'ho detto che questa mappa prevedeva tanti bei nascondigli. Ma Nico ha brutto una bomba per sbaglio. Nico mi sa che ha provato a colpire qualcuno ma ha sbagliato persona. A no, me Nico, raga dietro, è passato di fronte di non c'è nessuno. Tipo 8 volte. Quindi sei qua. Sono qua. Senza radar è veramente difficile. Io il radar l'ho visto, c'era. Non l'hai raccolto. A me è passato davanti almeno 4 volte. No, a me 8 tipo. Sì, cioè, ha fatto lo stesso giro all'infinito. Ecco! Aia! Il primo! Sono rimasto fermo volutamente. Perché ero veramente in un posto brutto. Il radar ti ha fregato. Io sono in un posto cattivo. Rimarrò in un posto cattivo. C'è qualcuno qui.
20 secondi è poco. Il tempo radar stringe. Non ce l'ho. E neanche io ce l'ho. Chissà cosa fa quel potere incredibile. Ma io voglio che vincano Steffi Ferre, scusami. Ma perché sta buttando la squadra? Certo, perché io sto... il radar ce l'ho, vai! Riesco, non riesco ad andarci, vai! 5, vai dove? dove vai? Vittoria. Chi è entrato nello stanzino dove c'erano le mele? Nico, giusto? Io ero nascosta... una bomba. Lo so, ero nascosta dietro la scatola e non mi hai colpito con la bomba. Cioè, io ero un frutto dietro la scatola. Nascondetevi bene. Io tryhard e sono cattivo. Ragazzi, aiuto, mi sono incastrato. Ecco, non sono più Vi devo dare 5 secondi in più, c'è bisogno? Sì. Nah. Io sto round vado cattivo. Ragazzi, sapete che ero di fianco a Steph con una scala gigante e non mi ha visto. No, aspetta. Aspetta un attimo. Mi stavo ancora nascondendo. Datti una calmata. Dove sei nascosta? Mamma mia. Porca no. miseria. Iniziamo. Paura? Visto. Fammi correre prima che sparisca. Occhio okay. Marci al radar. L'ho visto. Ma io sono letteralmente di fianco a lui. Porca miseria, è bella grande. L'ha appena mappa. Preso vicino a me dove c'è la carrucola. Cara, usa il radar. Ma lo vedi solo tu. Individuato qualcosa? Non sotto c'hai di capito me. Capito qualcosa? Perché questa è la domanda corretta da fare. C'hai capito qualcosa? Molto divertente vedere quello che fanno. Girare intorno alla casa. Sono su cara. Qualche tetto. L'arredamento vi piace? Molto. Mi piace di più facendolo esplodere. Esplode. Perece. Uno che salta in giro. Marci, per favore. Con l'H ti curi. Con l'H ti curi, sei medikid. Non è semplice sparare. Lo so. Sono invisibilizzato. Bravo. Però attento che qualcuno ti punta. Mi sa che è Fere. Quella bomba. Io sto andando a prendere la bomba. E ora me ne manca solo uno. L'ho visto. Mi sei diventato. No. Avevo il dubbio, ma mi sei diventato invisibile di fronte. Magari, c'era una zucca invisibile. Messa in modo un po' strano. Abbiamo vinto con un minuto di. Wow. Ah, questa è la casa gigante. Bello. Ma due piani? Però io, ragazzi, sono in garage. Come accede? Ah, perché devo cercare io. Ma sembra la casa di. No, non è ancora deciso chi cerca. È perché sono. Si apre, si aprono le porte. Si F. Posso aprire? Sì. Io riesco a saltare. Si aprono le porte. Ma senti. Ma ha solo alcune. Credo di sì. Perché okay. Ero chiusa in un garage e non capivo come uscirne. Io lo dico. Io spero di non esserlo in questa mappa. Sì, ragazzi. No, secondo me. No, ragazzi, è terrificante. Sembra, ma non è così terribile, ve lo dico. C'è anche il fuori però. In caso non l'avesse visto. Scherzi? Come il fuori? Cioè, no. Sono il cacciatore, lo sapevo. Mi dispiace per Marci. Cioè, vorrei la visione in terza persona. Per capire come ti sei realmente messo. Ma io sono in terza persona, Fiera. Ma come anch'io, infatti, riusciti? Non come ho capito. Guarda il mio schermo, scusa. Vedi che io sto buggata qua. Questa visuale non lo so. Ma forse perché è il punto in cui ti sei nascosta. Certo, però vorrei capire una visuale che funziona in ogni modo, in modo tale da capire dove accidenti. Come accidenti mi sono nascosta. Però vabbè, va bene così. Quanto stiamo tryhardando? Io allora sto tryhardando, ma non troppo. Cioè, penso che sia abbastanza. Da 1 a 10? No, dal mio tipo da un 6. Io penso di essere un 7. No, allora forse anche un 5. Esagerata. Non è così difficile. Nico? Cioè, se guardi qui, secondo me mi becchi. Secondo me non. Senza radar, ma anche con radar. Quindi Nico un 9-10. No. Ho capito. Dai, veramente. Questa mappa è veramente impossibile, sì. Raga. Sì. Dai, mi sento tutto il radar davanti, sti cretini. Con due cercatori. No, ma Marci, te stanno proprio passando di fronte. Vedo te che corri, gli altri che scappano. Aiaiai. Dai, ora siete in due, ci sono ancora 2 minuti. Cosa interessante, Steph, cosa ne pensi? Perché sono dovuto andare in giro. Ma Steph m'ha visto. No, non ti ho visto. Sicuro? No, mi hai fatto un'inquadratura che non si capiva. Ok, perché sennò cambio.
Ma è quello che ti pare. Sono fiduciosa del mio nascondiglio, non vorrei cambiare, quindi se mi dici che non mi hai visto. Abbiamo uno vicino, ecco il radar, l'ho visto col blu. Ma quanto? Potrebbe essere anche sopra quello il problema. Infatti il radar non è molto. Dovrebbe farti vedere, tipo, avete presente l'effetto glow di Minecraft, il glowing? Troppo. Così te lo dovrebbe far vedere. Troppo. Ma tipo per mezzo secondo, perché altrimenti non capisci la posizione. Ne ho visto uno muoversi. Sì. Ma c'è stato un problema. Sono passato in mezzo al pavimento. Sono infatti al piano non sotto. Più. Ho visto, Nico. Ho visto uscire dal tetto. Molto bene. Non stavo dicendo niente, però l'hai detto tu. Molto chi bene. Chi è questo? Ragazzi, sono esploso. Chi ha piazzato una mina? Io. Godo. È morto di esplosione? È morto da mina. Ma one shot proprio. No, che cattiveria. Beh, dai, mi sembra giusto che la mina. Vabbè, certo, perché comunque se stai attento le schivi. È una mina anti-uomo, quindi in teoria. Esatto. Secondo me Fiore è sotto qui, eh. È un radar, aspettate qua. Secondo me è qua nei giocattoli, non so perché mi dice qualcosa. Lui. No, è qualcosa in questa mensola forse. Raga, perdiamo tra 15 secondi. È al piano sopra. Ma è forse qua? Oh, è lui al piano sopra, ma era qui. Ma cosa vuol dire Marci? Lì mi ha cacciato le mani. Ma c'eri? Cioè, ero un libro nella libreria, mi avete colpito due volte, avevo 13 di vita, sono rimasta immobile, non ve ne siete accorti che mi avete tolto vita. Ok. Non vi siete resi conto che mi avete fatto danno. Infatti, un altro colpo sarei morta. Non voglio, no. Nico? Sì, sono io. È brutto perché il mio... Non si può andare, eh? Il mio è un 9 di 10. No! Ah, ma ha già iniziato. Vabbè. Ok, vabbè, meglio, meglio. Avevo bisogno di un attimino. Una sfida più difficile. Okay. Non molto onesto, okay, comunque, no, Fieri, io direi, Ma mi è spawnata davanti, ho visto. Infatti, una stavo cosa dicendo, dov'è Nico? Da dove esci fuori, purtroppo, di fronte a me? Con tutti i posti. Vabbè, pazienza, dai, io do 3 yard massimo. Me lo aspetto perché anche da te, Marci. Perché volevo un attimino vedermi anche la mappa, non avevo visto niente ancora. Cioè, volevo capire se si usciva fuori, mi aveva detto volevi, che sei c'è morto. Il giardino, invece non c'era il giardino. Io prima ero andato in garage esatto. Ho provato a metter giù una sedia e salire sopra. Dai, ma 9 di 10, hai trovato. Dai, Steph, su. Ma con chi stai giocando? Ma dove vai? Dove vai? Ma c'è uno scarafaggio che salta. Aiuto! Volo! Oh, la pompa. Dov'è? Hai visto uno scarafaggio? No, eccolo, è lì davanti. Ma è minuscolo. Ma è incolpibile. No, è veramente incolpibile. È troppo piccolo. Temo che verrò colpito. Vabbè, adesso. Mettiamo tipo una mina qua. È tornato. Non lo so, è troppo piccolo, cioè è impossibile. Marci, abbiamo un problema. Ma è dura adesso, Steph. Sono d'accordo, Marci. Io non ho la più pallida idea. Temo che non ce la faremo, Marci. A parte che il garage ti segna anche il piano di sopra adesso, Nico. Eh? È che quando sei in garage, se hai il radar, ti segna il piano di sopra pure. Per quello prima non vi abbiamo trovati. Ma già, te, ma chi è ogni volta, Steph, questo? Dov'è finito? Parla! Ti ho visto! Cioè, se contiamo anche il piano di sopra è... No, sono sotto, mi sa. Difficile. Il radar mi contava sotto. Che casino. Cos'è successo? C'è un qualche che vuole fare... Marci, sopravvivi! Vinci per entrambi! Pere, fai quello... Aia! Vinci per entrambi, Marci! Oh, non è possibile, cioè, non so che... Chi ha preso la mina? Io! Marret. È stato difficilissimo. Non io, so ragazzi, come. Ero in garage, ero dello Scottex sotto la scrivania. Eccomi buongiorno. Qua. Così buongiorno. Banale! Sì, ero qua, ero letteralmente lì. Hanno letteralmente giocato il match intero per me. Sì. Intero. Full. Ma no, ma mi hanno visto più volte, secondo me. Non lo so, comunque il potere numero 3, quando sei nascosto, ti cambia con un altro prop, sì. Ti cambia di posizione. Quindi sparisci. Ah, quello non l'avevo capito, perché quando l'avevo testato mi aveva cambiato in un oggetto lì vicino. Anche a me la prima volta, la seconda volta mi ha portato tipato e per quello Nico mi ha perso. Comunque, ci fermiamo, sì. Molto carino, divertente, i propaganda sono sempre divertenti, però l'hanno fatto belli, veramente sì. Bene. Ci fermiamo così, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!